È sciorta questa gallina perché anticamente arrivavano nelle case dei gli opuscoli con delle cose che non si trovano nei negozi, ma che possono essere un'idea per le nostre case. In questa c'era la réclame di una scatoletta quadrata di plastica, dove introducendo un uovo sodo sgusciato ma ancora caldo, raffreddando diventava quadrato. Si sa che questi opuscoli girano un po' per le case, poi un foglio va a destra, l'altro va a sinistra. Questo foglio con la fotografia di quest'uovo quadrato è andato a finire in un campo, dove una gallina che stava becchettando in cerca di lombrichi l'ha vista. Si è spaventata pensando agli spigoli e ha pensato: vuoi vedere che la moda che cambia tutto ha cambiato anche il modo di fare le uova? La gallina è preoccupata. Tornando al suo pulè, la vusa mennamata. La tira fuori 50 coccodè e poi la va a fare il cumissi in cima del granè. Tutti gallina e dandatrà. Al gal, indifferente, gli lascia parlare. Decidono tutti insieme da fare sciopero della fame e guardano in dal quartetto di bel grano ad melga, la farina, l'insalata, guardano, ma poi vanno a fare giretti, i bevono, ma è un buon più da fare uvette. Al contadino aspetta per un quei dì, poi visto che devono fare proprio più, al gattira il collo a tutti e in dal congelador e finì la storia di Galin preoccupata. Chi voleva no da tassa fa il quadrato. Ma c'è sempre un ma nella vita. Una gallina che voleva stare al passo coi tempi si è salvata e mi è sciattato un par d'avelle, col bec la schisciava i tast e con la sciampa la faceva dal mouse. E mi ha sciattato questo. Mi sono una gallina fortunata. Io vi ho sempre fatto mano quadra, i miei surei invece io tratta toc, un cug calga la faccia dall'i froc, in padella con erba savia e rosmarin, io accomoda ben ben coi patatin, una cavagna dentro a macinà, sta carne bianca tenera e profumà, al piscù, o vestì, la cicciala me padrona, a clerbo con del prete, e lei la par più se buona, mi sembra più se firba, e va spieghi anche al perché. Senza gallini in turen, al galle tutel me, cocodè.